Nessuno Lasciato Solo, questo è il nome scelto per il progetto promosso dall'Associazione Culturale del Bangladesh e dalla Gellus Soluzioni. Si tratta di un portale per fare la spesa da casa e riceverla a domicilio, dunque senza uscire, che mette in contatto cittadini e esercizi commerciali, favorendo così le tante piccole e medie aziende del territorio. Questo sito si può fare una parte di tutti gli imprenditori territoriali, piccoli imprenditori territoriali che distribuiscono di prima necessità i beni di prima necessità e può proprio di consegnare a casa. Ok, lì stesso un'altra parte i cittadini che oggi devono restare a casa perché l'unico modo per fermare il contagio, loro applicando attraverso questo sito possono contattare con esercenti e possono ordinare il loro prodotto e possono avere proprio a fronte la casa, la porta di casa loro. Il funzionamento del sito è semplice, gli esercenti interessati possono autonomamente registrarsi e i cittadini potranno così poi consultare liberamente l'elenco. Per ordinare la spesa e fissare una consegna basta scegliere l'azienda e chiamarla o inviare un'email. Si tratta infine di un portale multilingue per renderlo così fruibile dal maggior numero di persone. Il cittadino Arezzo, parlo di Italia, ormai è multietnica. Okay. Anche stesso Arezzo ci sono molto importanti comunità stranieri e comunità multiculturali che vivono loro, oltre che chi lavora, che anche in questo momento è aperto il loro negozio e ci danno il stesso servizio. Per questo motivo abbiamo aperto con multilingua. Per questo momento abbiamo fatto inglese, bengalese e italiano. E serie di piccolo medie impresa già sta contattando perché abbiamo pensato anche di territorio, di impresa territorio, perché anche loro sono in difficoltà. Per questo momento, come una città, quando siamo tutti insieme e quando sono in difficoltà bisogna dare mano tutti insieme, e sono un unico modo si può costruire una società più eco, più coesa. Per questo motivo abbiamo creato questo sito.